Il gradimento, almeno a detta degli operatori che già da un mese sono al lavoro, è stato immediato. Molti si sentono più sicuri, altri ancora invece sono più tranquilli e poi c'è anche chi chiede aiuto e informazioni sui ticket. Sono già al lavoro all'interno dell'area parcheggio Eden i vigili giurati di Arezzo. Al mattino e durante il tardo pomeriggio personale scelto e addestrato rimarrà a disposizione delle migliaia di utenti che frequentano il parcheggio. La scelta è quella fatta da ATAM, di concerto con l'amministrazione comunale, e l'obiettivo, così come richiesto in un sondaggio effettuato nei mesi passati, è quello di scoraggiare la presenza di persone non autorizzate che con insistenza cercano di farsi consegnare denaro da chi usufruisce dei parcheggi a pagamento. È un modo per rispondere concretamente a una domanda ben precisa, che era quella di ricevere proprio un servizio, una presenza di un nostro fiduciario, in questo caso proprio sarà una persona che stazionerà vicino alle casse automatiche e offrirà un servizio di informazioni e disincentiverà la presenza di persone non autorizzate all'interno dei parcheggi. Credo che in questa maniera ATAM, e per conto dell'amministrazione comunale, svolga una funzione importante, perché l'importante è la sicurezza percepita, nel senso che uno può andare tranquillamente alla cassa sapendo che vi sono persone che comunque sono di ATAM e che quindi garantiscono un'informazione iniziale, se serve sulle tariffe, se serve sul sistema di pagamento, sugli altri parcheggi, e al tempo stesso invece offre la possibilità di ricevere praticamente di disincentivare la presenza di persone non autorizzate e neppure gradite all'interno dell'area di sosta. Credo che questa sia una risposta concreta, un modo pratico, non per sciacquarsi la bocca tanto per dire abbiamo fatto qualche cosa, ma proprio con un'area a testa. Abbiamo previsto 3 mesi di test nelle ore più importanti della giornata in cui c'è maggiore afflusso, quindi creando questo presupposto, estendendo il servizio inizialmente da Eden, dove si trova, alla parcheggio Fanfani, all'area Cadorna, e successivamente e anche al tempo stesso all'ospedale. Quindi aree sensibili, risposte concrete da parte di ATAM per conto dell'amministrazione comunale. Ecco, questo servizio ve lo hanno chiesto proprio i cittadini in un test che voi avete rivolto all'utenza? Sì, abbiamo fatto un vero e proprio sondaggio operato dai nostri addetti, e la prima richiesta che è venuta fuori dai cittadini è proprio questa, quella di dare una risposta concreta su questo fenomeno e sulla possibilità di ricevere, come si dice, un'accoglienza attraverso persone di fiducia di ATAM, e queste facciamo attraverso il servizio che è svolto, mi fa piacere ricordare, dai vigili giurati e all'interno della inizialmente di Eden e successivamente di Cadorna e dell'ospedale. I vigili giurati sposa pieno, questo progetto di dare questi servizi al cittadino in 3 azioni fondamentali: di informazione, segnalazione e assistenza. E quindi, essendo un partner ufficiale da anni in collaborazione con l'amministrazione comunale, si trova ad agire in maniera molto motivata e molto felice di sostenere questo progetto in queste 3 azioni fondamentali. Ecco, voi avete già fatto un piccolo test sul campo, vi siete messi già a disposizione nei parcheggi maggiormente frequentati. Che cosa avete riscontrato? Diciamo che ancora un po' presto, però essendo in corso d'opera si stanno già rilevando dei dati molto importanti, che saranno infatti dati da sostenere in una situazione di analisi approfondita, perché già stanno dando dei miglioramenti a livello psicologico, proprio di percezione del tessuto della cittadinanza di Arezzo. Quindi gli utenti si sentono più tranquilli e più sicuri con voi? Diciamo proprio di sì, e ci saranno anche dei dati molto importanti che saranno analizzati e che saranno spunto di ulteriori progetti per rendere ancora meglio questo servizio.